Buon salve a tutti amici, io sono Ame, vostro villain from Video Games e benvenuti ad un nuovo episodio di Nintendo News. Ovviamente la rubrica che arriva con uno o due video alla settimana, dipende un po' quante news ci sono, in cui andiamo a parlare delle news più importanti uscite in questi ultimi giorni per quanto riguarda Nintendo. Ancora una volta abbiamo saltato l'appuntamento domenicale perché appunto in questo periodo non è ancora arrivato le 3, non c'era tanta roba. In quest'ultimo mese, prima appunto dell'arrivo delle 3, dovrebbero esserci tante tante notizie, quindi probabilmente ritornerà anche l'edizione della domenica. Però per ora concentriamoci in questi episodi belli grossi, belli succosi, perché ragazzi, la prima news importante della settimana lo prendiamo sempre dal nostro sito di Nintendo Life. Ringrazio i ragazzi inglesi di Nintendo Life per aggiornare in maniera così incredibile tutte le loro notizie. Riguarda l'ufficialità: Nintendo Switch ha superato tutte le vendite di PS4 in Giappone. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in 4-5 anni che PS4 è presente sul mercato giapponese, Nintendo Switch in soli 2 anni è riuscita a superarla. Vi faccio vedere un attimo i numeri. Allora, innanzitutto vi dico questo: quando si parla di PS4 non si parla solo delle PS4 normali, si parla anche delle PS4 Pro e delle PS4 Mini, quindi vengono messe tutte insieme. Infatti le vendite stimate di PS4 nel tutto l'arco della sua vita, che comunque ancora non è finita, è di 8 milioni, è di 8 milioni, 077,757 unità. Nintendo Switch con quest'ultima settimana ha ufficialmente superato PS4, arrivando a 8.125.637.000 unità, che sono numeri incredibili perché Nintendo è tornata nuovamente a dominare in madrepatria. Addirittura si pensa che PS4 con l'avvenuta di PS5 non è che andrà così tanto bene benissimo, anzi sembra quasi che Sony si stia allontanando da Giappone, che non gli interessi più veramente così tanto il Giappone. Infatti sta perdendo molte esclusività di giochi giapponesi, pensiamo a Yakuza, probabilmente perderà l'esclusività anche di un titolo come Persona, e per questo appunto i giapponesi si siano ormai fermati a 8 milioni e poco più di unità vendute in tutta la sua vita. C'è inoltre da dire che in questi ultimi mesi Sony sta sempre di più portando avanti una campagna di censura verso gli sviluppatori giapponesi, anche di robe molto stupide come un logo che è stato cambiato semplicemente perché la lettera Omega sembrava fare un paio di poppe ad una ragazza. Robe così che appunto su Nintendo Switch non avvengono, e quindi probabilmente molti, la maggior parte, non tutti, molti sviluppatori giapponesi inizieranno più a guardare con interesse Nintendo Switch, visto che comunque nella loro madrepatria adesso Nintendo Switch sta dominando il mercato, ufficialmente è al top del mercato, e probabilmente continuerà così perché mancano ancora tantissimi giochi. Manca Mario Maker, manca Pokémon, che ancora deve uscire in una sua versione ufficiale, arriverà Fire Emblem tra molto poco, deve arrivare ancora Bayonetta, deve arrivare ancora Metroid, quindi sicuramente Nintendo Switch molto presto, soprattutto senza altre versioni, senza una versione Pro, senza una versione molto più economica e a prezzo, ragazzi, a prezzo ancora molto elevato Nintendo Switch, perché Nintendo Switch credo anche in Giappone difficilmente si troverà sotto i 250 euro, ha venduto comunque una caterva, confermandosi comunque una gran console che ci porterà tante tante gioie nel corso appunto di questi prossimi anni. Quindi complimenti a Nintendo e a Nintendo Switch, speriamo accada anche in altre parti del pianeta e non solamente in Giappone. Se siete un attimo aggiornati, nella giornata di ieri a mezzanotte è stato ufficialmente fatto vedere un Direct dedicato unicamente a Super Mario Maker 2. La motivazione è ovvia, la motivazione per cui c'è stato questo Direct: Super Mario Maker 2 è stato uno dei titoli con più vendite di Wii U, è stato amato da un sacco di persone e la gente sicuramente non vedeva l'ora di avere un secondo capitolo di Super Mario Maker 2. Addirittura la sua popolarità che aveva preso con Wii U l'ha portato poi a una versione per Nintendo 3DS e adesso una versione per Nintendo Switch. Una versione però
aggiornata. Ne avremo modo di parlare sempre questa settimana nel video di sabato, probabilmente parleremo di Super Mario Maker 2, del Direct, delle impressioni che mi ha dato, perché c'è tanto da dire, c'è veramente tanto da dire. Mi ha ovviamente convinto dal Direct, ma ci sono due notizie molto interessanti che riguardano Super Mario Maker 2. Infatti durante il Direct è stato mostrato un nuovo modo di creare livelli con l'engine di Super Mario 3D World. Ancora purtroppo non si potranno fare livelli in 3D, però è comunque una cosa interessante. Ma sembra comunque dalla schermata che vedete adesso, che ora vi ingrandisco, che probabilmente verrà annunciato un nuovo stile per creare i livelli. Lo stile potrebbe essere ovviamente qualsiasi cosa, potrebbe essere lo stile di Super Mario Odyssey, potrebbe essere uno stile completamente nuovo che non abbiamo mai visto, ma questa notizia, questo easter egg, diciamo, è molto interessante. Quindi Super Mario Maker 2 nel corso del tempo si aggiornerà probabilmente con nuovi stili per creare i vostri livelli e non vedo l'ora. Un'altra cosa che è stata annunciata durante il Direct di Super Mario Maker 2, che però non c'entra solamente con Super Mario Maker 2, è il Game Voucher. Nintendo ha presentato appunto questo ticket particolare, esclusivo di tutti coloro che hanno Nintendo Switch Online, in cui in pratica voi potete comprare per 99 euro due titoli in una lista in realtà per ora abbastanza lunga. Adesso la andiamo a vedere, abbastanza lunghetta, ok? Questi sono tutti i titoli che valgono per il voucher. Visualizza la pagina, basta. Astral Chain, Fire Emblem, Marvel Ultima Alleanza, Super Mario Maker 2, Yoshi, New Super Mario Bros. U, Fitness Boxing, Super Smash, Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, The World Ends With You Final Remix, Super Mario Party, Go Vacation, Octopath Traveler, Mario Tennis Ace, Sushi Strike, Hyrule Warriors, Donkey Kong Country, Kirby Star Allies, Bayonetta, Dragon Quest Builders, insomma, di titoli come vedete ce ne sono tanti, vi lascio comunque il sito, la lista sotto. E che cosa sono questi voucher? Praticamente voi pagate 99 euro e potete usare questi voucher quando vi pare, da quando li comprate ad un anno dopo, per comprare qualsiasi gioco. Andate a risparmiare un pochino, considerate, adesso vi tiro fuori la calcolatrice, voi andate a spendere 99 euro, magari non la vedete qui, la dividiamo per due, andate a spendere 50 euro, andate quindi, cioè 49,50, andate a risparmiare su alcuni giochi un pochino. Ecco, andate a risparmiare un pochino, soprattutto su titoli che difficilmente scendono. Per esempio, andate a pagare 50 euro un titolo come Breath of the Wild, se non l'avete ancora comprato, o andate a risparmiare quei 10 euro su un titolo completamente nuovo come quello di Fire Emblem. Insomma, Nintendo ha voluto appunto cercare di premiare, tra virgolette, dare una possibilità a tutti gli utenti che appunto hanno già comprato, che comprano online, che comprano soprattutto digitale, hanno voluto dare questo nuovo strumento, questo strumento in più che effettivamente non è tanta roba. Io avrei preferito personalmente uno sconto magari su tutti i titoli del 10-15% esclusivo unicamente agli utenti online, ma non vale non solo sui titoli Nintendo ma in generale su tutti, oppure punti d'oro doppi per tutti gli utenti online, cose del genere che secondo me potevano essere più interessanti. Se appunto comprate tanto in digitale, questo potrebbe essere un nuovo strumento per voi. Un'applicazione che tutti stanno aspettando, che tutti vorrebbero su Nintendo Switch, è quella di Discord. Ragazzi, Discord per Switch è pronto. L'unica cosa, come ha detto i ragazzi di Discord, è che stanno aspettando unicamente il blessing di Nintendo, cioè che Nintendo dia il via libera a Discord per portare l'app, perché sarebbe, secondo loro sarebbe già pronta. Che cosa succede? Che Discord è ovviamente frenato da Nintendo, perché Nintendo vuole spingere la sua applicazione per cellulare,
vuole che la gente sfrutti la sua applicazione partner per cellulare, a me personalmente non piace, e vuole capire, Discord diciamo è l'ultima spiaggia per Nintendo, è l'ultima spiaggia nel senso che quando appunto ci sarà, Nintendo dirà vabbè i nostri utenti non li vogliono utilizzare la nostra applicazione, allora diamo il via libera a Discord. È un peccato perché secondo me Discord lo utilizziamo anche noi, c'è un server Discord che del canale che vi lascio sotto in descrizione, potete entrare, a volte si trovano i ragazzi per giocare a Mario Kart, ma in generale vi dico la verità, mi piacerebbe molto anche solamente per avere una chat su Nintendo Switch, perché non esiste nessun, per esempio, programma di messaggistica, ad esempio. Potrei tenere aggiornate le persone attraverso Nintendo Switch. Sarebbe figo, sarebbe molto figo, però per ora Nintendo dice no, e anzi, Discord stesso chiede agli utenti Nintendo di forzare la mano, di chiedere di Discord, perché se no appunto loro non vedono una via di uscita. Ora iniziamo ragazzi a parlare un pochino dei giochi in arrivo, dei giochi sicuramente più interessanti. Partiamo da Bandai Namco, che ha annunciato ufficialmente che God Eater 3 supporterà il multiplayer locale, quindi nel caso vi troverete con amici, colleghi, nonne a giocare a God Eater 3, potrete giocare in due Switch diverse sullo stesso luogo. Sarà interessante, visto che ho una persona che probabilmente lo comprerà per Nintendo Switch e sarebbe carino giocarci all together, ma soprattutto è stata annunciata una demo. Quindi se non sapete com'è God Eater 3, non sapete se vi piacerà o no, Namco ha ufficialmente annunciato che ci sarà una demo. Bene, sono molto contento perché molte persone non conoscono God Eater 3, non sanno com'è fatto, non sanno le differenze con Monster Hunter, e una demo potrebbe effettivamente rendere più interessanti le cose. Quindi preparatevi. Se siete curiosi di God Eater 3, vi faccio vedere, questa è una live di 2 ore, magari no. Se siete interessati a God Eater 3, preparatevi perché arriverà una demo. Parlando di altre cose molto veloci, Saints Row, se qualcuno di voi l'ha comprato o ha intenzione di comprarlo, riceverà tra molto poco la prima patch. Ci sono state numerose lamentele su Saints Row a causa delle sue performance non molto belle su Nintendo Switch, però hanno detto il team appunto di Saints Row che boom, sono già pronti, stanno già lavorando appunto ad un nuovo aggiornamento e continueranno a lavorarci su Saints Row per Nintendo Switch, magari appunto in vista di Saints Row 4. Cioè loro stanno testando se Saints Row 4, magari l'ultimo titolo da loro uscito di Deep Silver, potrebbe effettivamente funzionare, potrebbe essere interessante. Quindi Saints Row 3, che io ho intenzione di prendere, magari un pochino più avanti quando calerà un pochino di prezzo, sta ricevendo aggiornamenti ed è solamente una buona cosa, perché appunto titoli del genere su Switch servono e servono anche aggiornamenti. Parliamo anche di Devil May Cry. Come abbiamo detto nell'ultimo Nintendo News, dovrebbe arrivare il primo titolo di Devil May Cry in versione HD, e si è scoperto che appunto questo primo Devil May Cry è la versione dell'HD Collection. Quindi Capcom ha preso il primo Devil May Cry dall'HD Collection e ha detto lo schiaffiamo a 20 euro, poi chi se ne frega, noi dell'HD Collection non ce ne freghiamo un cazzo, di Nintendo e di chi gioca con Nintendo Switch non ce ne frega una beata minchia. Quindi ecco, boom, prendetevi il primo Devil May Cry e poi si vedrà, come al solito. È abbastanza deludente questo comportamento da parte di Capcom, ho già espresso la mia delusione quando è uscita la notizia, e qui continua la presa per il culo di questa azienda verso gli utenti di Nintendo, prendendo un gioco che ha un HD Collection ma sbattendolo da solo ovviamente nella console. Va bene così, ok Capcom, abbiamo capito. Ovviamente villani, ci sono notizie anche per quanto riguarda Pokémon Go e Pokémon Spada e Scudo. Più che Pokémon Go, sembra infatti c'è un rumor che gira per cui Pokémon Spada e Scudo potrebbero essere compatibili con Pokémon Go. Infatti, un data miner di Pokémon Go che si chiama Charles, ha scoperto nell'ultimo aggiornamento di Pokémon Go che esiste una koala setting.
per una un'app separata, un'app che non c'entra con Pokémon Go. Lui ha collegato le cose, il fatto che i vecchi giochi Pokémon sono stati chiamati con nomi di animali, per esempio qui dicono che Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, era chiamato con il codename Beluga, che è una specie di balena, e Koal potrebbe appunto essere il nome dentro lo studio di questo Pokémon Spada e Scudo. Quindi potrebbe essere, poi vabbè, c'è anche Pokémon che ha fatto sapere, una fanpage di Pokémon ha fatto inoltre sapere tutti i nomi vecchi, per esempio, e quindi potrebbe essere che Pokémon Spada e Scudo potrebbero essere uniti in qualche modo a Pokémon Go. E è interessante come cosa. L'ultima notizia di questo Nintendo News, che si sta è diventato molto lungo, è il fatto che prossima settimana potremmo avere, 14, quindi sì, prossima settimana potremmo avere ufficialmente delle notizie su Bayonetta 3. Alleluia. Camille ha fatto sapere infatti tramite un tweet che traducendo il tweet in giapponese, c'è scritto settimana prossima su un sito di videogame, potrebbe appunto avvenire le prime indizi, le prime immagini di Bayonetta 3. Quindi sono molto contento, ho molto hype per Bayonetta 3 e vediamo che cosa Camille avrà tirato fuori, soprattutto considerando che le ultime news su Bayonetta 3 erano abbiamo ripensato come gioco, quindi wow. E magari le tre potremo vedere un primo trailer, dai, veramente. Sono sta cosa, le tre potrebbe essere molto divertente, le tre Nintendo quest'anno. E niente, questa era l'ultima notizia, vi ricordo i miei social network, vi ricordo Telegram, il gruppo Telegram molto importante, dove lì lascio praticamente tutte le comunicazioni, faccio sondaggi e via dicendo. Instagram, Facebook, ovviamente il mio canale Twitch, dove stream una o due volte alla settimana, faccio sapere appunto sul canale Telegram quando sono in live. Vi ringrazio e vi do appuntamento domenica, se escono abbastanza news, con un nuovo Nintendo News. Ciao a tutti!